contento che quest'anno sia riuscito a organizzare un evento così importante, così profondo, che permette appunto che la memoria si trasformi in azione, non rimanga ricordo e rimanga lì negli scaffali a prendere polvere, ma sotto la polvere ci sono dei tesori. Ogni tanto è bello ricordare una persona che ha segnato la vita di tanti di noi con le sue opere, la sua vita. È un momento molto, molto significativo in questo ventennale. Tratto da altri libertini. Viaggio. Notte raminghe fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa, come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria. Tante fantasie, una sopra e sotto all'altra, però non s'affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontra le colline e alle montagne, oppure verso i fiumi, le bonifiche, i canneti, poi tra Reggio e Parma, lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto, e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. Lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, i parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e grandi fari allo iodio che si alzano dritti e oscillano avanti e indietro, così che i coni di luce si intrecciano alti nel cielo e pare allora di stare a Broadway o nel Sunset Boulevard in una notte di quelle buone, con dive, magnati, produttori e grandi miti. Ne immagino 21, ma prima di entrare in Parma sono già 33. La scommessa va a puttane. Pazienza, in fondo non importa granché. Questo è un brano, anzi è l'inizio, se non sbaglio, del racconto più bello di questa bellissima raccolta di racconti che è Altri Libertini. Si chiama Viaggio e quando Altri Libertini uscì nel gennaio del 1980 fu come l'apparizione nel cielo di un'aurora boreale. Io non ho mai visto un'aurora boreale, ma l'ho detto uno spettacolo straordinario. E che il decennio degli anni 80 cominciasse in Italia con un libro del genere, per me fu davvero una rivelazione. Era un libro straordinario perché raccontava di omosessualità in mezzo a tutta una serie di altre storie. E perché non se la menava più con le solite storie, la Gide, sono gay, non sono gay, come la canzone di Daniele Silvestri. Lo so, ma non lo sono, forse lo dico, non lo dico, e comunque rimango casto se lo sono perché Dio vuole così, eccetera, eccetera. No, basta. Siamo gay, dicono i personaggi. Non è questa la cosa più importante della nostra vita, però facciamo la nostra vita e cerchiamo di farci rompere le scatole il meno possibile da tutti quanti. Non ci suicidiamo, come fanno di solito i personaggi gay nei romanzi, e specialmente nel cinema di Hollywood fino a un certo periodo, e ci amiamo tra uomini e da uomini, tutto qua. In mezzo poi ci sono anche tutte le storie di una generazione. Ci sono le lotte politiche, ci sono i viaggi, come il lungo viaggio rappresentato in questo racconto, ci sono dei personaggi variopinti che rendono la nostra vita eccezionale, inimitabile, come le splash, che mostrerà adesso questo magnifico film, e ci sono tutti i problemi che hanno caratterizzato una generazione, che guarda caso era la mia generazione. Ero un ragazzino allora che a 16-17 anni comprava un libro perché era stato recensito su Tuttolibri, che è una rivista che io leggevo come la Bibbia praticamente, e questo romanzo, poco dopo averlo portato a casa, eccetera, divenne un libro proibito, divenne un libro condannato da un tribunale, cioè inquisito, cioè c'era un processo che lo condannava, e io ero felicissimo di avere in casa un libro proibito,
guardavo i miei genitori che erano tranquillissimi borghesi, dicendo se sapessero che cosa hanno in casa, cioè non lo so come se dormirebbero ancora la notte, e aspettavo ansiosamente la polizia che prima o poi sarebbe venuta in casa dicendo forse suo figlio ha un libro proibito in casa, e loro dicevano no, no, assolutamente no, mio figlio non legge libri proibiti. Gli avrei tirato fuori dicendo sì, lo leggo, come Elia, Vittorio Tondelli, altri libertini, arrestatemi. La polizia l'immaginavo molto alla Tom of Finland, poi, e speravo che successe questa cosa per poter citare, e me l'ho già riletto, Fahrenheit 451 di Bradbury, dicendo se mi accuseranno io mi difenderò con le parole di Ray Bradbury, perché la letteratura vince su tutto, la letteratura è libera, e difenderò il libro e non me lo farò rubare, non me lo farò bruciare. Purtroppo questo non è avvenuto, la società è così furba da inglobare qualsiasi tipo di reazione, di libertarismo, eccetera, però sono felice di poter parlare di questo autore che ho così amato. Non mi sarei mai aspettato che questo avvenisse e non mi sarei mai aspettato che succedesse in una giornata così particolare, che è una specie di giorno della liberazione. E davvero questo sia l'inizio di un ritorno alla Milano che io ho conosciuto e che ho molto amato, per quanto l'ami ancora, ma che Tondelli ha amato e che ha scelto per come sua patria d'elezione. La morte di Tondelli è avvenuta troppo presto, nel 1991, vent'anni fa, per cui noi la stiamo commemorando in questa maniera. Io mi chiedo sempre se qualcuno nella vita riesce a fare fino in fondo quello che avrebbe voluto fare, oppure quello che il destino gli proponeva di fare. E lui ha fatto, secondo me, una cosa straordinaria, ci ha insegnato che potevamo essere liberi e ci ha spiegato anche le malinconie dell'essere liberi, cioè cosa significa vivere fino in fondo la propria vita e poi vedere che anche quella vita lì che sognavamo non è un'utopia, ma è una vita anche quella problematica, perché il casino comincia non nel dichiararsi, nell'essere accettati, le solite cose, eccetera, ma nel vivere da uomini, da esseri umani, una vita qualsiasi, che può essere la vita di uno che arriva sui barconi in un mondo che lo rifiuta, può essere uno che vive in mezzo a una guerra, può essere qualcuno che non può essere quello che noi tranquillamente siamo, cioè persone che vanno a vedere una serie di film di un argomento specifico, che però potrebbe essere anche un altro argomento, eccetera, eccetera. Tondelli ci ha invitato con i suoi libri a pretendere questo tipo di libertà e poi a capire che da quella libertà cominciava poi il vero problema di essere umani, cioè cosa ci fai poi con quella libertà che hai conquistato? Devi affrontarla ed esserne consapevole e capire però che quella libertà non ti toglie nessun tipo di accusa possibile, tu non sei migliore perché hai conquistato questo tuo modo di essere, ma da lì devi cominciare ad essere un essere umano e a mostrare se hai dei valori o no, se hai qualcosa in cui credi sì o no. Non basta dire al mondo io sono diverso per cui dovete accettarmi, non c'entra assolutamente niente, il mondo deve accettarmi perché sono un essere umano, qualunque cosa io faccia, con qualunque cosa io mi impegni a fare, eccetera, se però sono coerente con quello che provo e che mostro al mondo. Il percorso di Tondelli adesso è impossibile da sintetizzare qua, dopo altri libertini lui ha fatto un altro magnifico romanzo che è Pau Pau, e poi ha fatto un libro che a me piace particolarmente perché è il suo libro più intimo e più personale, che è Biglietti agli amici. E di questo libro mi piacerebbe parlare a lungo, ma non abbiamo il tempo, abbiamo un mucchio di cose da raccontarci. E l'ultima cosa che volevo dire è che ho portato
portato qua e magari poi ve li faccio vedere, le prime edizioni dei suoi libri che sono conservate presso la biblioteca della CIGEI. Non tutti sanno che a Milano c'è una biblioteca che raccoglie in uno spazio molto angusto una quantità infinita di libri e documenti sul movimento, sull'acquisizione dei diritti, sulla storia della lotta per i diritti, eccetera, e sulla letteratura gay. È una biblioteca speciale perché molto spesso le vite di molte persone sono rappresentate soltanto dal libro che è conservato e che forse è anche dimenticato in quel posto lì, e mi piacerebbe che invece la memoria di questi libri si riattivasse, come la memoria di Tondelli è molto viva, perché sono stato molto contento di aver trovato pochissimi libri da portarvi stasera, perché significa che molti sono in prestito, per cui Tondelli ancora moltissimi lettori, e questo mi fa veramente piacere. Tratto da Camere separate. Il cielo di Parigi entra nello specchio della finestra del suo bagno. Le altre stanze guardano su un cortile interno. Leo si siede sul bordo della vasca e pensa a Thomas. Di certo Thomas non è un chez Maxime. Non è il tipo che ognuno crederebbe il proprio ideale, così, a prima vista. Il tipo che si accoglie a braccia aperte, senza guardare, esaminare, assaggiare. Si va da chez Maxime, direbbe Christopher Isherwood, già ben disposti. È chez Maxime, dunque è ottimo. Non ci si chiede se sia realmente buono. Si vede un ragazzo aitante, abbronzato, solido, con un viso ben scolpito, un corpo lussuoso in muscoli e ossatura, e subito lo si identifica con il proprio sogno e si dice: che bello, che buono, ecco il boy della mia vita, il top. Ma non è così. L'incontro diventa unicamente simbolico e il suo significato in realtà è zero. Si cerca e ricerca chez Maxime, magari in Anatolia, quando sarebbe assai più opportuno un picnic veloce con formaggi di capra e lattuga. Questo è il tipo chez Maxime. Probabilmente, pensa Leo, non è neppure un Whitman, nel senso definito da Allen Ginsberg. Considerando i propri partner e collegandoli a rapporti precedenti, Ginsberg disse che sarebbe stato in grado di risalire fino all'amante di Walt Whitman in una catena di copule successive attribuibili come quarti di nobiltà. Il Whitman è un tipo molto comune nel ghetto omosessuale. Scavi un po' e viene a sapere che tutti sono stati a letto con tutti. Teoricamente, secondo Ginsberg, un unico complesso sodomitico universale parallelo a quello fra Adamo ed Eva. Ma Thomas non è per Leo né un chez Maxime, né, per quanto può saperne al momento, un Whitman. Non è nemmeno un brown blonde, definizione che nel 1939 Winston Oden diede di Chester Kallman, colui che sarebbe diventato il compagno della sua vita. Pare che Oden, appena giunto negli Stati Uniti, si fosse invaghito di un certo biondo, Walter Miller, studente del Brooklyn College, conosciuto dopo una lettura di poesia della League of American Writers. Miller collaborava alla rivista letteraria del college, The Observer, di cui il 18enne Chester era redattore. Oden concesse così un appuntamento a quest'ultimo, convinto che, per l'intervista, si sarebbe portato dietro Miller. Quando invece vide presentarsi alla sua porta solo il biondo Chester, Oden passò nell'altra stanza e sibilò a Isherwood, con cui divideva l'appartamento. «È il biondo sbagliato!» Di lì a poche ore, come dicono le biografie, Chester Kallman sarebbe diventato per lui l'unico biondo possibile. Thomas non è un biondo sbagliato, cioè l'unico biondo possibile. Nella vita di Leo questa figura è stata definitivamente ricoperta da Herman, e poi Thomas non è biondo. Forse è piuttosto un von del Park. Nel suo aspetto fisico, infatti, c'è la sopravvivenza del tipo nordico degli anni 70. Una sopravvivenza fisica non rievocata dall'abbigliamento, non imitata dalle mode né rifatta dagli abiti, che parla immediatamente dell'anima e del background. Un Vondel non lo troverete mai, a differenza del chez Maxime, sulle riviste di moda. Il Vondel ha sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di leggermente corrotto e vissuto, un che di Delabré. Tanto per fare un esempio, i polpastrelli anneriti dalle sigarette arrollate con il tabacco. Allora, che tipo è Thomas? Leo ritorna in cucina, si versa un altro bicchiere di rum, raggiunge la stanza da letto, mette un po' di musica e si spoglia.
Thomas non è nessuno, si dice Leo. Per il momento Thomas non è assolutamente nessuno. Io credo che avrò sempre nei confronti di Pier Vittorio Tondelli un senso di profonda gratitudine, dal momento che non solo ho avuto l'opportunità di esordire così, insomma, come narratore nel secondo volume del progetto Under 25, Belli e Perversi, con un mio piccolo racconto, ma anche perché devo a Tondelli, per quanto mi riguarda, la scoperta della scrittura. Quindi la scoperta di un linguaggio che è diventato poi, insomma, quello con cui mi sono confrontato anche successivamente, insomma, dopo quella prova iniziale nell'antologia Under 25, perché giunsi proprio alla pubblicazione di quel testo dopo aver scritto un romanzo che scrissi alla metà degli anni 80, insomma era l'85-86, proprio vorrei quasi dire sotto dettatura di un romanzo di Tondelli che era Pao Pao. È un libro che lessi con grande entusiasmo, che rilessi anche immediatamente dopo averlo finito e di cui mi colpì soprattutto questo linguaggio molto elaborato, ma che restituiva anche un senso di profonda immediatezza e l'idea anche di una scrittura in movimento, no? Considerando proprio anche la dimensione dinamica della scrittura, che è tutta un'altra cosa rispetto a una certa inerzia che deriva anche da una presunta letterarietà. E poi c'era anche quest'idea di una scrittura, non so come dire, quasi certificata dalla vita, dove prima delle trame, degli intrecci, dei plot, c'era la necessità di interrogarsi, quindi di affidare alla scrittura il compito di scoprire il sé, di autorivelarsi in qualche modo. E questo romanzo divenne poi appunto un racconto pubblicato in Belli e Perversi, che venne elaborato sulla base di una serie di indicazioni che mi furono date proprio da Tondelli in un primo momento in una lettera. Il mio primo contatto personale con Tondelli avvenne in una lettera, che era già proprio una applicazione di quel metodo che lo stesso Tondelli appunto presentò in maniera molto puntuale nell'introduzione al primo volume Under 25, Giovani Blues. E in quella lettera c'erano delle indicazioni preziosissime. Beh, intanto prima di tutto c'era il senso dell'incoraggiamento, che è una cosa che può sembrare ovvia, ma non lo è tanto, e non lo era soprattutto in quegli anni dove non esistevano le scuole di scrittura creativa, non esistevano i fascicoli in edicola per imparare a scrivere, dove magari se avevi scritto appunto, come nel mio caso, un piccolo romanzo e andavi alle presentazioni degli scrittori chiedendo qualche suggerimento, nella migliore delle ipotesi ricevevi in risposta delle battute anche un po' ciniche, no? E invece lì c'era uno scrittore che si metteva al servizio dei più giovani e dava loro delle indicazioni. E in questa lettera c'erano due indicazioni fondamentali. La prima era un'indicazione di lettura. Mi veniva suggerito di leggere Ultima fermata a Brooklyn di Selby Junior, che non è un libro qualsiasi, perché era il libro su cui Tondelli aveva lavorato per trasformare il suo primo romanzo in Altri Libertini, perché Altri Libertini è una raccolta di racconti che nasce da un romanzo mai pubblicato, che venne poi trasformato in una serie di racconti con il lavoro di editing di Aldo Tagliaferri, che era all'epoca editor della Feltrinelli. E quindi mi è stato molto significativo che, come, non so come dire, quasi come un passaggio di testimone, ci fosse anche questa idea di indicarmi un libro che per lui era stato così importante e che si inseriva dentro questa linea americana che era, diciamo così, rappresentata dalla generazione di scrittori su cui si era formato Tondelli, all'interno della quale si trovava sicuramente Selby Junior, ma anche altri scrittori come Salinger, come Kerouac, su quale Tondelli ha scritto delle pagine straordinarie. E poi c'era anche l'indicazione della possibilità di un confronto autentico, nel senso che la lettera si chiudeva con un invito ad andarlo a trovare a casa sua, e questo credo, a proposito, visto che ho citato Salinger, che sia veramente la traduzione, l'applicazione di quella frase straordinaria che si trova nel Giovane Holden, in cui proprio Holden afferma che una delle cose più belle, adesso
parafraso ovviamente, è quella di quando hai finito un libro che ti piace poter telefonare allo scrittore, e io addirittura sono andata a casa sua, quindi più di così mi sembra che non ci fosse altro dono più grande. Quindi ci furono questi incontri nella sua casa molto bella di via Abbadesse, una casa molto luminosa, c'era questo studio dove lui scriveva col televisore, almeno quando sono andato io c'era sempre questo TV acceso su Video Music, che era l'antesignana di MTV, cioè nel senso per l'Italia ovviamente, che mandava dei video, e quindi in questi incontri, in un primo incontro lui mi indicò nel romanzo che gli avevo mandato delle pagine che secondo lui erano buone, su cui si poteva lavorare. In un incontro successivo gli presentai il testo che avevo nel frattempo elaborato sulla base delle sue indicazioni. Ovviamente lesse anche l'ultima fermata a Brooklyn, anche una certa difficoltà perché il libro non era ristampato, quindi dovetti prenderlo in biblioteca, fare le fotocopie, insomma fu una cosa abbastanza avventurosa. E in quell'occasione ragionammo sul finale del racconto, perché lui mi invitò a guardare. Io avevo fatto un finale un po' retorico, è vero, un po' con i violini, c'era un po' un'orchestra di violini che andava un po' troppo forte. Allora lui mi invitò a guardare un suo racconto, Posto Ristoro, che è il racconto di apertura di Altri Libertini, che c'è questo congedo del personaggio senza giudizi, dentro questo abbraccio salvifico, ma in ogni caso guardato da una appropriata distanza. E quindi io cercavo, insomma, per come potevo all'epoca, avevo 24 anni, insomma, di seguire questa indicazione, e quindi scrissi questo finale meno enfatico, diciamo così. Vorrei concludere dicendo che intanto per me Tondelli oggi continua a essere un maestro, un punto di riferimento. Io continuo a scrivere e continuo a pensare alle cose che ha scritto e che ha fatto Tondelli, e soprattutto vorrei sottolineare come eredità di Tondelli questa dignità morale della scrittura, perché la scrittura è anche un fatto di moralità, che vuol dire tante cose, sicuramente non vuol dire moralismo, quindi si deve parlare dell'etica della scrittura, che intanto è, come dicevo prima, trovare una necessità nella scrittura dalle cose della vita, quindi la scrittura come interrogazione dell'esistenza in primo luogo, e questo vuol dire di conseguenza anche uno sguardo, per esempio, non persecutorio nei confronti dei personaggi, un atteggiamento salvifico e anche il riconoscimento di una tradizione, perché questo credo sia molto importante. Cioè il lavoro di Tondelli è stato fondamentale perché ha dato la possibilità ai più giovani di prendere la parola e di raccontarsi attraverso un progetto originale come Under 25 e attraverso i suoi libri. Non è così ovvio, penso che se uno legga Gadda, con tutto, non so, cito Gadda per citarne uno, riconoscendo l'assoluta genialità ovvia persino, insomma, di un autore come Gadda, però non è così immediato che uno poi si metta a scrivere il pasticciaccio, ecco, per dire. Quindi questo senso anche dell'ascito, dell'opportunità di seminare, creare una traccia, un sentiero su cui mettersi in cammino, credo che sia l'eredità più grande, e quindi questo senso di gratitudine è dovuto anche a questo. Tratto da Mimmi Istrioni, da Altri Libertini. I maligni noi ci chiamano le splash, perché a sentir loro saremmo quattro satanate pidocchiose che non hanno voglia di far nulla, men che meno lavorare, e solo gli tira la passera. Insomma, altro non faremo che sbatterci, e per giunta anche fra noi quando il mercato del cazzo non tira. Ma noi si sa che è tutta invidia, perché un uccellagione come la nostra non gliela nessuno in zona, per cui è del tutto inutile che quando ci vedono passare a braccetto o in auto ferma al semaforo ci gridino dietro uscendo dai bar e dai portici o abbassando i finestrini delle loro Mercedes: beh, le splash, i refuted res. È veramente inutile, perché a noi non ci frega un bel niente della nostra reputazione, soprattutto in questo merdaio che è res, cioè Reggio Emilia, puttanaia in cui per mala sorte noi si abita e che si vorrebbe vedere distrutto e incendiato usando come torce i capelli di quelli lì, proprio loro, appunto, i maligni. Quando tempo fa mi è stato chiesto se
Sì, potevo fermarmi anche oggi per parlare di Pier Vittorio, di Pier. Ho detto a Cristina Gerosa, e quindi adesso lo dico a voi come avvertimento, non so, ci devo pensare un momento, poi gli ho detto, va bene, però devo dirlo subito, mi commuoverò. Ecco, quindi siete avvertiti, se mi commuovo, abbiate pietà di me. Ecco, nel senso che ho scritto delle cose su Tondelli in passato dove credo di aver detto molte cose che pensavo e penso di lui, per cui per dei ragionamenti, diciamo così, più articolati, rinvierei alla mia bibliografia. Un capitolo in particolare a cui sono, insomma, sono contento di aver scritto, di un libro che si chiamava Quelli che ami non muoiono, che è uscito da Bompiani, che è un libro che è stato molto tradotto, che ha avuto molta fortuna, più all'estero che in Italia. E una volta è stato tradotto persino in vietnamita, non ho mai capito perché, cioè mi sono sempre chiesto che ne sanno i vietnamiti, perché il libro, non so, su Tondelli è un capitolo, ci sono anche capitoli su scrittori, diciamo così, più noti, più classici, non solo italiani, ma i vietnamiti conoscono molto poco della letteratura internazionale, perché fino a pochi anni fa quasi non traducevano nulla da nessuna lingua per ragioni di censura. Quindi mi chiedevo appunto, ma il lettore vietnamita, quando si parla di Borges, posto che non l'hanno mai letto, cosa penseranno? Vabbè, chiusa parentesi. Quindi ecco, rinviando a quel libro per delle cose più così, più organizzate e razionali, mi abbandonerei per 5 minuti a dei ricordi più bassi, diciamo, più semplici. Per esempio, quando lui prima leggeva lì la faccenda di Von der Bach, Chez Maxime, Walt Whitman, eccetera, un po' mi veniva da ridere e un po' naturalmente da piangere, perché sono passati tanti anni, perché quello era un giochino che facevamo. Vedete, Tondelli per me è stato una specie di compagno di giochi. Ci siamo conosciuti abbastanza grandicelli entrambi, nel senso che lui aveva già pubblicato altri libertini, io ancora non avevo pubblicato nulla. Però quasi da subito ci siamo conosciuti a una festa a casa di un amico comune, che peraltro sarebbe uno dei run blondes della sua vita, cioè Hermann, che nella realtà si chiama Guido Schlinkert. Adesso dico anche delle cose così private, ma insomma mi è inevitabile. Quando si è amici è difficile leggere un libro senza non pensare e non dire i nomi poi veri delle persone, perché Hermann per me non significa niente, Guido invece è un signore preciso che conosco molto bene da molti anni. E ecco, ci siamo conosciuti così attraverso Guido, che all'epoca era un artista, adesso fa il gallerista. È stato un compagno di gioco, nel senso che amavamo entrambi molto la letteratura, era una cosa molto importante per tutti e due. Eravamo due provinciali, lui veniva dal nord e io venivo dal sud, essendo lui di Correggio e io di Cirò, in Calabria. Lui era alto, io ero basso, uno basso. Però avevamo, oltre alla letteratura, anche il segno zodiacale in comune, cioè il segno della Vergine, cosa che per motivi misteriosi ci univa molto. In più, lui, quando ci siamo conosciuti, era pazzamente innamorato di un ragazzo che poi è l'origine del Thomas, di cui si legge in Camere Separate, che si chiamava Mario, come me, e quindi per qualche motivo evidentemente quel fatto che io mi chiamassi Mario lo commuoveva. Sapete come succede quando si è un po' così accecati dalla passione. Avevamo avuto una tragedia simile, purtroppo il mio primo compagno è morto e purtroppo un suo compagno è morto, quindi avevamo anche un po' questo così, insomma,
questa tragedia comune, simile, con aspetti simili. Per cui, insomma, abbiamo vissuto la nostra vicinanza, diciamo così, il nostro essere colleghi, scrittori, in maniera molto infantile, molto primaria, molto, anche molto giocosa. Appunto il gioco lì di Fondelpunk, a te ti piace più quello, a me piace più quest'altro, eccetera, eccetera. I gusti letterari erano molto spesso molto simili, per esempio la passione per Isherwood e per Winston Oden e per altri, e poi anche il piacere di poter un po' spettegolare, diciamo così, intorno sul mondo letterario italiano, che in quegli anni era molto più divertente, credo, non lo so, Andrea, non so perché negli ultimi anni, e poi sono stato un po' via dall'Italia, ma in quegli anni mi sembrava un pochino più vivace e un po' più divertente di oggi. Pier era molto diverso da me, e lo ha evocato prima Andrea De Marchi, aveva per esempio una vocazione molto forte, diciamo così, di tipo pedagogico, che io non ho mai avuto. Aveva molta pazienza e molta curiosità e molto interesse per quelli più giovani, che io non ho mai avuto, cioè non ho mai avuto. Naturalmente leggo i libri degli altri, ma non ho non avevo quella passione, quella pazienza, quella voglia anche di capire. Ne aveva così tanta, guardate, che lui ha scoperto degli scrittori, anche quando li ho scoperti io, in realtà li ha scoperti lui. Giochino per dire che, per esempio, Andrea Canobbio era un ragazzo all'epoca, ha mandato un racconto all'Espresso, dove io lavoravo, e mi era sembrato carino questo racconto, e allora gliel'ho passato, perché appunto lui stava sempre a lavanare con racconti di giovani scrittori. E in realtà poi con Andrea ha lavorato con lui, e così è venuto fuori quel primo racconto. Poi Andrea è diventato uno scrittore, ha pubblicato vari libri con Einaudi e poi anche con altri editori. Dire che anche quando è capitato a me di notare qualcosa nella mia distrazione, poi è stato molto spesso lui a coglierla effettivamente, anche perché io devo dire questa cosa gliel'ho sempre riconosciuta, anzi, siccome fra me e lui c'è stato un rapporto, come dire, da compagni di scuola, anche i compagni di scuola poi si dicono anche un sacco di cattiverie, per cui gli dicevo che era noioso, che stava lì sempre a pontificare come un professore, che la piantasse, che faceva la maestrina, eccetera, e ho persino dei sensi di colpa se ci ripenso alle nostre conversazioni, quando era per esempio un grande senso di colpa nel periodo in cui lui è stato molto male, poi è morto, e io continuavo a prenderlo in giro al telefono, a dirgli ma pianta di fare tutte queste scene, cioè era una mia maniera evidentemente di terrore verso la morte, verso la tragedia, e quindi no, di tentare di far finta che insomma si scherza. Mi ricordo che una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho sentito, a un certo punto mi disse ah guarda che cosa orribile morire così, eccetera, cioè, sarò ricordato come un minore padano. E io gli ho detto no Pier, tu non sarai ricordato affatto. Starò per dire la maniera poi di essere anche un po' cattivi, insomma, però naturalmente sempre con enorme affetto. Purtroppo sì, Pier è mancato molto presto, troppo presto, è mancato sicuramente per voi troppo presto, perché il fatto di essersene andato via così vi ha privati dei suoi libri che avrebbe scritto dopo, ma soprattutto è mancato troppo presto per me. Vedete, come tutti i bambini, anche non so, quando sono morti i miei genitori, la prima cosa che ho pensato è stato e io adesso? Evidentemente è una cosa primaria, no? Pensare quando c'è qualcuno che scompare, invece di pensare alla
un'incredibile perdita, no? Perché è un immenso patrimonio che sparisce, per quanto io oggi possa ricordare delle cose di lui, mentre Andrea De Marchi prima parlava di Via Badesse, insomma, mi ricordo benissimo quell'appartamento, per esempio quando uscì il mio primo libro che si titolava Luoghi Naturali da Einaudi, cosa per cui Piero era molto geloso, un po' invidioso, perché mi disse: ecco, tu sei arrivato così, adesso sei subito un classico, con un po' di fastidio. Però poi lui fece una festa per me in quell'appartamento e quando scrivevo questo capitolo su di lui di quel libro, scartabellando un po' delle cose, ho ritrovato una fotocopia che lui aveva stampato il menu della serata, e il menu della serata era fatto con di faccia la copertina del mio libro e sul retro appunto le varie portate, e in ogni portata c'era il titolo di uno dei capitoli del mio libro. Era molto carino, una cosa veramente not so sweet, adesso lo dico in inglese così mi commuovo di meno, insomma, mi allontano. E allora dicevo, quando va via una persona è un immenso patrimonio di cose, di fatti, di azioni, di ricordi, di sapere, di conoscenza, no? Che purtroppo sparisce per sempre, per quanto quelli che rimangono sono lì ad arrancare, no? A cercare di ricostruire, a ripensare, eccetera, è molto poco, è sempre molto, troppo poco. E forse proprio per questo la reazione che noi bambini, diciamo, abbiamo sempre è quella di dire: vabbè, e io adesso come faccio, no? Senza di te. Ecco, Tondelli se n'è andato via veramente troppo presto e in una maniera crudele, perché se n'è andato per via dell'AIDS. Ora, adesso per fortuna non è più una cosa terribile, nel senso che ci sono molti farmaci, la medicina è andata avanti, le persone, io ho un carissimo amico che è sieropositivo credo da 22 anni, insomma sta benissimo, e a un certo punto si è anche sieroconvertito, non so, perché non sono un medico, quindi non so. All'epoca invece per qualche motivo quelli che si ammalavano nel giro di veramente pochissimo andavano via. Pier è stato contagiato dal virus e la cosa mi sembrava veramente incomprensibile. Perché? Perché lui era un timido, era uno che non scopava. Adesso detto così, ve lo dico amichevolmente, come si parla fra amici. Pier era uno molto poco promiscuo, ha avuto dei grandi amori, due o tre, insomma, più o meno, a cui era molto fedele, e poi era uno imbranatissimo. Io posso raccontarvi, poi chiudo perché altrimenti mi intristisco forse, perché mi intristisco pure io, mi intristisco pure voi. Una volta, non so perché, ero qui a Roma, qui a Milano, appunto ospite da Piero in via Badesse, e a un certo punto andiamo, mi porta in un locale, se non mi ricordo. Io non ho mai amato particolarmente i locali, sono una cosa, mi hanno fastidio i rumori, ho dei problemi col suono, insomma, le luci anche, insomma. Comunque, siccome lui invece gli piaceva, così siamo andati in questo posto, e non mi ricordo come si chiamasse. E a un certo punto c'era un ragazzo che gli piaceva. E allora, siccome lui era terribilmente timido, io sono andato da questo ragazzo e gli ho detto: senti, quanto vuoi? C'è il mio amico così che vorrebbe. Così è rimasto un pochino tramortito dalla mia schiettezza. E insomma, ci siamo messi d'accordo. Però così mi ha detto: senti, però io sono con un amico e magari questo mio amico viene con te. E gli ho detto: va bene, ok. Insomma, torno indietro, Pier era ammiratissimo dal fatto che io avessi immediatamente concluso la transazione. Naturalmente non sapeva la verità completa, gli ho detto, ma li ho invitati a bere un bicchiere a casa tua e loro vengono volentieri. Tutto il resto c'è master. Esattamente. E lui diceva: ma sei fantastico, ma come fai?
sai, così, un po' di uso di onda. Lui aveva sempre questa immagine di me, e questo è molto carino, perché lui aveva sempre un'immagine di me straordinaria, come di uno che era capace di fare di tutto, perché non è assolutamente vero. Ma io per un pochino glielo lasciavo credere. E, insomma, in macchina, lui aveva una Saab, che poi quando è morto è ereditato. E eravamo in macchina e Pier guidava davanti con questo ragazzo che gli piaceva accanto a lui, che era un po' alto, perché a lui gli piacevano le persone alte, perché lui era un 99, non so, un 98, era veramente spaventosamente alto. Grande problema della sua vita, essendo un timido, cercava sempre di rincantucciarsi per sparire. E io ero seduto dietro con quest'altro. E a un certo punto, questo, stavamo chiacchierando, non so cosa, in macchina, questo qui, seduto davanti, all'improvviso dice, rivolto a Pier, ma tu sei uno famoso. Quello dice, ma no, perché, sì, lo so chi sei, ti chiami Fiordelli. Da quel momento io l'ho sempre chiamato Fiordelli, perché naturalmente così gliel'ho fatta pagare per sempre, no? Allora dice, no, non sono Fiordelli. Ma cosa fai, lo stilista? No. E io dicevo, sì, fa la sarta, è una sarta famosa. Insomma, una scena assolutamente ridicola. Arriviamo a casa di Abbadesse, insomma, ci ritiriamo ognuno nella propria stanza con questo, ognuno con il proprio partner, diciamo così. Passa un po' di tempo, io con il mio però gli dico, senti, guarda, non mi piace, te lo dico subito, l'ho fatto solo perché così loro due, insomma, ma a me non mi va, non sei il mio tipo, se ne fai, ragazzi. Aspettiamo un pochino, poi francamente mi stufo perché si fa tardi, allora busso, dico, ma come va lì? E così escono fuori questi due, tutti un po' così, sorridenti, eccetera. Va bene. Vengono riaccompagnati questi due ragazzi, noi ce ne andiamo a bere un bicchiere da qualche parte, e dopo un po' dico, beh, allora Pier, io nel frattempo ho saldato il conto di nascosto, e dico, beh, allora Pier, com'è, insomma, questo ragazzo era carino, ti piaceva, insomma, vi siete scambiati i numeri, non so, se lo incoraggiavo. E lui dice, ma no, così, insomma, ma tu? Allora gli dico, senti, io ti dico la verità, io con quello non ho fatto proprio niente, perché non mandava. E lui mi guarda e mi dice, neanche io, lo avrei ammazzato. Giuro, lo avrei ammazzato, ma scusa, ho speso anche dei soldi, abbi pazienza, mi scordo. Ecco, chiudo. Pier era un po' così, cioè era talmente timido, era talmente una persona carina, come purtroppo se ne incontrano veramente poche e raramente, e sempre più raramente in questa Italia sfacciata, volgare, superficiale, che per fortuna oggi qui è stata un pochino, diciamo così, no? Messa via, insomma, sperando. Spesso venga messa via, perché non vorrei che poi si ripetessero cose già accadute nel passato, cioè che alle elezioni locali cose così vanno male, ma poi quelle politiche vanno bene, insomma, faccio corna essendo del sud. Insomma, comunque oggi è stata una bella giornata, mi fa piacere essere stato qui e festeggiare, dicevo prima, di entrare qui dentro ai amici qui, che forse grazie al mio cognome, ma è credo la terza o la quarta città in Europa dove mi capita di essere per caso il giorno delle elezioni, e per esempio ad Amburgo, 2-3 mesi fa, dopo più di 10 anni la CDU è caduta e ha vinto l'SPD.
e io ho festeggiato ad Amburgo, e oggi festeggio a Milano, poi non mi ricordo più dove ho festeggiato, a Vilnius, cioè in posti anche bizzarri, quindi evidentemente dovrei essere pagato per, come dire, per essere così portato in giro, insomma, a festeggiare piacevolmente, eccetera. Insomma, sono contento di tutto questo, sono contento di aver potuto dire, scusate, mi sono detto solo sciocchezze su Tondelli, ma insomma i suoi libri ci sono, si leggono, continueranno a essere letti, sono convinto, eccetera. Ho provato a dirvi delle cose che nei libri non ci sono, ci sono solo in parte o sono un po' rielaborate. Grazie. Un secondo brano tratto da Mimi e Istrioni, tratto dal romanzo Altri Libertini. Noi continuiamo a girare la piazza rincorrendoci e cantando come lupe in luna piena, con la Nanni che a un certo punto dice «Fate tutte quante silenzio!» e noi d'improvviso ci si stoppa e la si guarda. Lei allora prende fiato e poi butta fuori un «Veh, ma te chi sei?» e noi capiamo e riattacchiamo in coro a squarciagola «Son la mondina, son la sfruttate, son la proletaria che giammai tremò!» e si pedala sgangherate, si passa di corsa il portico del Broletto, che sembra di stare a Venezia perché in alto c'è degli archi e delle guglie ricamate e lì c'è il cantinone, dove prendiamo altra birra e poi ci buttiamo in piazza San Prospero, che di notte è bellissima, perché sul fondo c'è una chiesa con davanti quattro leoni di marmo grandi grandi tipo Duomo di Parma, che ci si sta in groppa e occupano tutta la piazza tanto che sembrano i quattro moschettieri. Noi buttiamo giù le biciclette e saliamo a cavalcioni e dominiamo la piazza così alte e ruggenti, e se alziamo gli occhi c'è il cielo nero nero con tutte le stelle che luccicano e sembra proprio di stare in un film longobardo e barbaro. E allora la Silvia salta su e si mette a fare la Silvana, che sarebbe una battona bolognese, e la Nanni fa la Falana, battona romana, persone vere conosciute ai tempi chiacchieroni delle autocoscienze, e cominciano a dialogare e c'è da sputtanarsi lo stomaco dalle risate a vederle in piedi sui leoni più alti che si passano la battuta. Poi la Benny si mette anche lei in piedi e racconta la vecchia storia del pompino volante sulla bianchina, che è il suo pezzo forte, e come fa la checca lei nessuno è tanto capace. E mentre siamo lì, che ci meniamo tutte le nostre cose, s'apre una finestra e una donna ci dice di andare a letto, sporcaccione delle splash, e poi arriva un uomo e ci butta contro dell'acqua che però non ci becca, e noi per tutta risposta a far pollaia starnazzare sempre più forte e si ride, ma poi intravediamo oltre il porticato del Broletto una sfumatura azzurra, lampeggiante. E capiamo che si deve lasciare lo spettacolo e prendere le cicle e scappare, ma era soltanto un'autoambulanza che portava a casa una morta. Quando svaporiamo la sbronza, ce ne torniamo a letto. Oppure Benny va in stazione a trovare le residuate dei viali, che sono tutte amiche sue, e così ne impara sempre di nuove sedute ai tavolacci del ristoro. E queste sono anche le serate migliori, perché si sta bene tra di noi e non abbiamo bisogno di nessuno, tantomeno dei maschi, perché quando stiamo così, siamo davvero le splash. E nessuno ci resiste.